Gesù incaricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché gloria santa gloria del mondo. Dal Vangelo di Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliandolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, gli torsero di mano la canna e lo percuotero sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Meditiamo. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la nostra cattiveria ha reagito di fronte alla bontà, il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà, la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio, e così noi siamo diventati la croce di Dio. Noi, stoltamente ribelli, noi, con i nostri assurdi peccati, abbiamo costruito la croce della nostra inquietudine e della nostra infelicità. Abbiamo costruito la nostra punizione. Ma Dio prende la croce sulle sue spalle, la nostra croce, e ci sfida con la potenza del suo amore. Dio prende la croce, mistero insondabile di bontà, mistero di umiltà che ci fa vergognare di essere ancora orgogliosi. Quando c'è da faticare, Signore, aiutami a portare la croce. Quando c'è da piangere, Signore, aiutami a portare la croce. Quando devo fare ciò che non mi piace, Signore, aiutami a portare la croce. Quando non vedo i risultati sperati, Signore, aiutami a portare la croce. Santa Madre, quando sono stanco e triste.
Quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Santa Maria.